Ciao, sono Moreno, bentornato. Nei precedenti tutorial abbiamo trattato vari argomenti rispetto a Profinet, come installare e utilizzare i file GSD e le librerie, e abbiamo visto anche un test applicativo. Anzi, qualora ti fosse sfuggito qualcosa, ti invito a rivederli. Nel tutorial di oggi ti parlerò di un tipo di comunicazione più semplice ed economica rispetto a Profinet, il Modbus TCP. Ti spiego in due parole. La sua caratteristica è quella di utilizzare la rete Ethernet con un protocollo più snello rispetto al basticampo. Ti stai chiedendo se puoi utilizzare la rete standard del tuo PLC? La risposta è sì. Proprio pensando a questa esigenza, è stato inserito nel pacchetto delle librerie per PLC Siemens un blocco funzione già pronto per l'uso. Non dovrai far altro che trascinare il blocco funzione nel tuo programma ed assegnare l'indirizzo IP del tuo RevoPC o RevoPN. Tutto qui. Sarà funzionante in pochi clic. Facile, no? Non ti sembra fantastico? Questa è la teoria. È tutto chiaro? Se sì, guarda il prossimo video e lì ti spiegherò nella pratica, passo passo, come fare. Bene, buon lavoro e buona visione. Ah, dimenticavo. Prima di andare, ricordati di mettere un like su questo video.